Siamo al CNR di Roma per l'11ª edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi. Come è cambiato in questi anni il modo di divulgare la scienza attraverso il libro? È cambiato moltissimo perché c'è stata una attenzione crescente alla divulgazione scientifica sia attraverso i cosiddetti media digitali sia soprattutto attraverso i libri. Il numero di opere e la qualità delle opere è cresciuta molto, ma è cambiato il linguaggio, è cambiato il modo in cui gli autori si presentano al pubblico e provano a presentare in maniera semplice temi che spesso sono molto complessi. Che cosa si aspetta il lettore da un libro di divulgazione scientifica? Ma sicuramente si aspetta qualità e quindi ci mette del tempo, quindi dedica del tempo, ma vuole dall'altra parte entrare in un mondo. Quindi non c'è soltanto l'idea di essere suggestionati, ma sicuramente di essere accompagnati con delle chiavi di lettura per poi accedere in realtà al mondo che è della ricerca più che della divulgazione scientifica. Per cui il lettore sta raffinando lo strumento che è la lettura e la sua esperienza della lettura e gli autori stanno incrociando quindi questa necessità di qualità. Siamo riusciti a dimostrare che non c'è nulla nella biologia degli uomini che li porterà ad essere più violenti che le donne ed è soprattutto una questione di cultura e di educazione e che statisticamente ne faranno delle persone più suscettibili di avere dei comportamenti violenti. Noi il nostro lavoro è stato quello di andare a cercare delle prove biologiche e sociologiche che sfatassero i miti che vogliono che la violenza e la prepotenza siano delle componenti naturali del maschio.